17 maggio 2015, giornata dell'orgoglio venatorio a Bastia Umbra. Partiti in piena notte da Brescia, dove i pullman messi a disposizione ci hanno caricato, siamo arrivati al mattino presto a Santa Maria degli Angeli, proprio davanti al sagrato della celebre basilica, dove ci si era dati appuntamento per il concentramento della manifestazione nazionale di tutti i cacciatori d'Italia. La lunga mattinata è cominciata con la messa del cacciatore, celebrata proprio dai frati francescani accanto alla porziuncola, tanto cara al santo di Assisi. Dopo la messa, sulle note dell'inno nazionale, è iniziata la sfilata che ci ha portati a Bastia Umbra, dove dal palco si sono poi susseguiti gli interventi.
strada alla politica, noi siamo cacciatori, abbiamo la ferita per la pulita, non siamo dei delinquenti, vogliamo rispetto, altro che chiamarci sempre l'ultimo minuto, caro amico cacciatore, dimostrino qualcosa, che noi sceglieremo le persone che ci hanno mandato. Stop it.
Ringraziamento più grande va proprio a voi cacciatori che siete qua, che ci avete messo il cuore, ci avete messo la faccia. Quelli che non sono qua hanno torto marcio. Gli assenti hanno torto, si vergognino di non essere qua. Mi dispiace dirlo, ma anche qualche presidente nazionale. Comunque ne abbiamo qua uno che non si vergogna, che è qua in prima fila, e mi riferisco a Paolo Spargoli, ad Alessandro Fiumani e a tanti presidenti di associazioni non riconosciute. A me questo termine sta molto antipatico, sembra che siamo i bastardi della caccia, non siamo riconosciuti da nessuno, invece siamo portatori di valori come voi, come tutti. Questa discriminazione non ha ragione di essere, perché siamo tutti fratelli di sangue venatorio, come dice il mio amico Pifari, che è qui in fianco a me. Ringrazio i cacciatori sardi, quelli come noi che si sono messi in viaggio, c'è Brindisi qui con noi, si sono messi in viaggio a mezzanotte per essere qua, alle 8 del mattino fanno 1000 chilometri, e questo vuol dire amore per la nostra passione. La Sicilia! Allora c'è anche la Sicilia, viva la Sicilia! Oggi avete creato e formato è dato luogo alla capitale, Bastia Umbra, capitale della caccia, insieme al Fiera Show, al Caccia Village che oggi è qui. Oggi Bastia è la capitale della caccia. Non voglio portare e perdere più tempo in chiacchiere, perché voglio lasciare la parola agli amici, a noi cacciatori, ai nostri rappresentanti che oggi ci rappresentano insieme a tutti voi. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a Fortunato che mi ha dato questa opportunità di far parte del Comitato dell'Orgoglio Venatorio e di rappresentare qui anche il Sindacato Venatorio Regione Umbria, nato da poco. Proprio in questa giornata cerchiamo di lanciare la nostra voce qui in Umbria e in Italia, grazie all'Orgoglio Venatorio e grazie a quelli che sono diventati il motto di questa giornata: l'orgoglio, il rispetto e la dignità, che Fortunato ha ripetuto fino allo sfinimento durante la nostra marcia. Ringrazio tutti voi che siete qui presenti, numerosi. Vorrei fare una piccola nota che non è polemica, però è doverosa. Io ho lavorato insieme a Fortunato per compattare tutto il mondo venatorio per questa giornata. Purtroppo qui in Umbria ho ricevuto delle risposte abbastanza, diciamo, evasive, e poi alla fine c'è stata una partecipazione sulla carta di tutte tranne un'associazione.
A livello nazionale so che dentro alla fiera c'è un convegno che è stato messo un po' in contrapposizione con questa giornata qua. Ecco, secondo me questa è una cosa abbastanza grave, perché essere qui in questa piazza a mostrare l'orgoglio di essere cacciatori era una cosa importante e non bisognava mostrare quella che io chiamo superbia nei confronti di chi scende in piazza per difendere le nostre tradizioni, la nostra forza, la nostra volontà di continuare ad andare a caccia. Perché il messaggio, secondo me, che questa piazza deve lanciare all'Italia, a tutti i cacciatori italiani, è quello che essere uniti qui significa tramandare questa nostra passione anche ai nostri figli, ai nostri nipoti. Significa poter entrare uniti, perché solo così possiamo farlo, nelle scuole ad insegnare le nostre tradizioni, la nostra storia, che è millenaria e della quale, secondo me, dobbiamo veramente andare orgogliosi. Il momento è sicuramente non buono. Abbiamo un istituto superiore per la ricerca ambientale che è diventato un istituto privato che non fa altro che attaccare e cercare di demolire le cacce tradizionali, le cacce con i richiami vivi e la caccia con il segugio. Io pensavo di trovare molti maremmani qui, grossettani, senesi, aretini, che vanno a fare la caccia col cinghiale. Ne sono venuti pochissimi e dovete vergognarvi. Poi non venite a parlare e a dire che non ci siete e che noi non facciamo niente. Qui dovevano esserci 1 milione di persone, 100.000 persone. Quanti siamo? È vero che valiamo molto. Sicuramente questo è vero. Però il continuo lamentarsi di certi cacciatori non ha senso, e questa è la dimostrazione. Tutti quelli che si lamentano devono soltanto nascondersi e fare mea culpa, perché se abbiamo una situazione degradata è colpa nostra e basta! Già nel primo incontro dell'Orgoglio Venatorio fatto a Bergamo, 10.000 persone, ho citato un grande narratore, Wilbur Smith, che ha detto, per chi non l'ha mai sentito: spiegare il piacere della caccia a chi ne è nato privo è come cercare di spiegare i colori dell'aurora al cieco nato. I colori dell'aurora al cieco nato non si possono spiegare, e noi non possiamo spiegare la nostra passione. Lasciatecela vivere però! Viva la caccia, viva il segugio, viva le cacce tradizionali, salviamo i roccoli! Do la parola a Cesare Loretoni, che è della segreteria della... è un cacciatore. Basta questo. Carta d'identità, sangue venatorio. Grazie. Siete fantastici, guardate. Oggi è un'emozione guardarvi, è stata un'emozione vedervi sfilare. Lo scopo di Orgoglio Venatorio, e ti ringrazio che ha scelto proprio l'Umbria per certificare e per valorare ancora di più il senso della caccia e la passione della caccia, mi inorgoglisce come umbro e mi inorgoglisce come cacciatore. Io adesso vorrei lanciare un messaggio. Noi abbiamo sfilato dalla chiesa con calma, c'era la musica, abbiamo fatto degli slogan, abbiamo mostrato degli striscioni, ma non abbiamo urlato, non abbiamo offeso nessuno e tantomeno non abbiamo devastato niente, perché noi siamo persone oneste e tranquille. E oggi qua rimando il messaggio ai mittenti, a quelle persone che tutti i giorni puntano il dito e dicono: ah, i cacciatori insensibili, i cacciatori devastatori. Prendo qualsiasi persona, qualsiasi donna, a caso, ma ho la percentuale 99.99 di trovare brave persone, delle ottime mamme. Io oggi qui e dentro nello specifico abbiamo tutta gente con la fedina penale pulita, pulita ragazzi. In altre manifestazioni non potrei fare questa scommessa. In altre manifestazioni qualcuno devasta e poi si spoglia per confondersi fra la brava gente. Noi non lo facciamo.
perché siamo cacciatori. Oggi bisogna lanciare un messaggio, e l'Orgoglio Venatorio l'ha fatto, stimolare. Oggi ognuno deve fare il suo, e questo stimolo va alle associazioni venatorie, che devono scardinare questa cavolo di burocrazia che ogni anno inceppa i nostri calendari venatori e ci impedisce liberamente di cacciare, non a livello comunale ma a livello nazionale. Bisogna dire basta. Ma poi ci siamo noi cacciatori, ogni singolo cacciatore, e cosa deve fare? Semplicissimo, c'era sul volantino: virtù, tradizione. Cosa significa? Abbiamo noi il compito, anche se qualcuno non vuole vedere, abbiamo noi il compito di insegnare soprattutto ai nostri figli, e non di obbligare, ma di far conoscere ai ciechi la passione per la caccia. Ma per fare questo cosa bisogna fare? Semplicissimo. Sono passati 2000 anni di storia, ma l'uomo è lo stesso, con i suoi difetti, tanti, ma con i suoi pregi, tantissimi. E la caccia oggi per me è un pregio e non può essere un difetto. E lo grido perché sono orgoglioso, orgoglioso di essere cacciatore. E in questa società, dove ci sono tantissime sfumature di onestà, l'ho ripetuto anche in altre occasioni, noi possiamo andare avanti, ci possiamo camminare in mezzo, a testa alta e a schiena dritta. Sono felice di essere un cacciatore e lo urlerò questa volta, lo urlerò a tutto il mondo. Grazie per questa bellissima partecipazione, ragazzi. Cacciatrici, cacciatori, buongiorno, sono Angelo Angelucci dell'Italcaccia Umbra. Invito a meditare su tre aspetti a sostegno della nostra grande passione. La comunicazione, perché è inutile che ci parliamo addosso, bisogna rivolgerci all'opinione pubblica. L'unione fa la forza. La gestione, non è più tempo caccia di prelievo, ma caccia di gestione, altrimenti portiamo a spasso il fucile. La caccia è un carattere ereditario, la caccia è un atavismo legittimo, perché esercitato nell'ambito delle leggi della natura, delle leggi dell'uomo, a salvaguardia delle fatiche degli agricoltori. Sarebbe da proporre un anno di sciopero dei cacciatori, così gli animali entrerebbero anche dentro casa e ci verrebbero a chiamare e ci pagherebbero sopra. Non possiamo più permetterci, come i nostri padri, come i nostri nonni, di prelevare e basta, ma dobbiamo gestire quel patrimonio naturale rinnovabile rappresentato dalla risorsa faunistica, che non è solo ornamento del paesaggio, ma sono proteine nobili non inquinate da antibiotici e da ormoni. Viva la caccia, viva i cacciatori, grazie. Amici cacciatori, dobbiamo essere un po' incazzati, bisogna farlo sentire, farlo percepire. Non siamo venuti qui a fare una gita fuori porta. Siamo venuti qui a manifestare l'orgoglio venatorio, ma siamo venuti qui anche a manifestare la rabbia, perché vogliono eliminare la caccia tradizionale da appostamento fisso, ci vogliono eliminare i richiami, vogliono chiudere i roccoli, o qualcuno dice appostamenti, o meglio impianti di cattura. Ma vogliono eliminare, partendo da questa forma di caccia gradualmente, la nostra passione. Non possiamo accettare supinamente, chiudendo la caccia d'appostamento, amici stanzialisti, tutte le altre forme di caccia, guardate che vanno poi come domino, effetto domino, prima noi, poi gli altri, e ci vogliono ridurre come gli indiani d'America nelle riserve, e noi non dobbiamo accettarlo e dobbiamo gridarlo forte e chiaro. Io oggi voglio giustificare tanti amici che hanno avuto impegni lavorativi, familiari, anche di salute, ma non giustifico tutti quelli che hanno voluto disertare un evento di cacciatori,
Vergognatevi! E questo mio dissenso va anche verso alcune rappresentanze nazionali. Vergognatevi! Detto questo, questi qua sono eventi che servono a far capire che il cacciatore esiste, finalmente esiste. Tanti anni nessuno sapeva chi era il cacciatore, perché non abbiamo fatto mai nulla per stare in contatto con l'opinione pubblica, chiusi a riccio nel nostro mondo. Basta, è ora di reagire, facciamoci vedere chi siamo, portiamo avanti i nostri intenti e mi auguro soprattutto che se ci saranno nuove manifestazioni con gli anni a venire, ci sarà una sola bandiera che rappresenti una famiglia unita. Viva la caccia! Grazie. Io, per chi non lo sa, sono uno dei pionieri del Comitato dell'Orgoglio Venatorio e sono orgoglioso di essere cacciatore. Questo è per presentarmi. Innanzitutto ripeterò cose che hanno già detto anche chi mi ha preceduto e ringrazio tutti quelli che comunque hanno partecipato, perché la presenza vuol dire una cosa molto importante, che ci siamo ancora e non vogliamo essere dimenticati o segregati come qualcuno ci sta mettendo. Ci sono tutti presenti e è una dimostrazione che si vuole l'unità del mondo venatorio. Ma i nazionali, alcuni non verranno mai a fare l'unità, perché non hanno convenienza. Non hanno convenienza. Noi, come ho già detto prima, l'ho già detto in altre occasioni, a questa manifestazione dovevamo essere qui a sfilare con una bandiera unica, di un colore unico, ma dobbiamo arrivare a questo se vogliamo ancora vivere la nostra grande passione e tramandarla ai nostri figli o nipoti o pronipoti che siano. Siamo qui anche per chiedere, come abbiamo gridato nel percorso che abbiamo fatto dalla sfilata, orgoglio, rispetto, dignità. Questo dobbiamo essere fieri di esserlo, ma lo pretendiamo anche, lo pretendiamo. La caccia non è un problema, è una risorsa. Noi siamo le prime sentinelle sull'ambiente, noi curiamo l'ambiente, non quelli che ci danno contro. E finisco, siamo tutti fratelli di sangue venatorio. Grazie, ringrazio il presidente nazionale della mia associazione che mi ha dato la possibilità di intervenire a questa bella manifestazione. Noi non chiediamo niente per quanto riguarda l'assistenzialismo, ma vogliamo esercitare nel migliore dei modi in quello che ci è consentito dalle normative. Io leggo qui Je suis chasseur, Je suis cacciatore. Forse quella locandina, quei manifesti sono stati messi apposta perché per far capire che in altre nazioni, qui vicino a noi come la Francia, la caccia si può espletare così come è prevista dalle normative, ma qui purtroppo in Italia no. Perché in Grecia, lo sappiamo tutti, ma lo diciamo per i mass media, si può cacciare i turditi anche nel mese di febbraio, e qui dicono i documenti Key Concepts che sono datati, sono falsi, sono faziosi, sono inesatti e se vogliamo anche illegittimi sono quei documenti. Sono di vecchia data, sono stati stipulati dietro nelle stanze, non sono dei documenti che possono essere accettati. Tant'è vero che in Grecia, scusate la cadenza pugliese, porto il saluto da parte di tutta la Puglia, così come il CPA ha fatto venire persone dalla Toscana, dalla Sardegna, dall'Umbria e da tutte le nazioni, da tutte le regioni dove noi siamo presenti. Però io lo sento nell'animo,
Sono cacciatore da quando ero piccolo, così come la maggior parte di tutti noi. Non si può essere cacciatori innestati, ma si deve essere, naturalmente noi lo sappiamo bene, siamo cacciatori perché siamo nati come caratteristica genetica, ci è stata trasmessa dai nostri genitori e questa cosa la vogliamo portare avanti. Gli ambientalisti della nazione nostra non sanno cosa significa il contatto con la natura. Viva la caccia, viva il mondo venatorio e siamo orgogliosi di essere qui. Io sono sicuro di una cosa: chiunque sia l'organizzatore o il promotore di una manifestazione in favore della caccia, i cacciatori sotto qualunque bandiera devono mettere da parte qualsiasi gelosia e devono essere presenti, devono aderire, devono partecipare. E se qualcuno dirà che saremo stati in pochi oggi, perché qualcuno sicuramente lo dirà per metterci in cattiva luce, io gli dico che basta anche un piccolo sasso nella scarpa per convincere il viandante a fermarsi e togliersi le scarpe. E quindi io sono convinto che alla fine ce la faremo a far cambiare idea, perché qua bisogna che qualcuno cambi idea e si dia una mossa e capisca che veramente il momento è grave e non abbiamo più tempo, perché il tempo è già passato tutto, l'abbiamo consumato tutto, siamo al lumicino. Ma io non voglio che la caccia sia al lumicino, perché io voglio andare a caccia non solo la stagione prossima ma anche le stagioni future. E se avrò la fortuna di avere un figlio, io ci voglio portare mio figlio a caccia, e non in una riserva, ma in un ATC o in un comprensorio, se ci saranno ancora, in territorio libero, in qualunque forma sarà possibile andare in territorio libero a caccia. Perché la caccia è una concessione, ma per noi è una forma anche di libertà. Noi con la caccia viviamo la natura, e solo noi la capiamo veramente e la viviamo in un certo modo. E per questo motivo vogliamo rispetto perché siamo orgogliosi di essere cacciatori. Noi sappiamo di poter camminare a testa alta in una società che ha perso e sta perdendo il contatto con le sue radici, sta perdendo il contatto con la terra, sta perdendo il contatto con la sacralità della vita umana. Io quando leggo certi commenti su Facebook di animalisti e ambientalisti che condannerebbero a morte i disabili, è brutto dirlo ma è così, o che preferiscono la vita di un topo di laboratorio alla vita di un bambino malato, a me viene la pelle d'oca. Viene la pelle d'oca perché queste sono bestie. Queste non sono persone, non sono uomini. Gli uomini siamo noi. E secondo me come cacciatore e come cacciatori oggi abbiamo un altro compito, un altro dovere. Mi sa che noi in questa società completamente strampalata siamo rimasti uno degli ultimi baluardi per un lume, un barlume di ragionevolezza, e dobbiamo difenderlo, orgogliosi di essere cacciatori, orgogliosi di andare a caccia, orgogliosi di essere qui oggi e sempre. Je suis un cacciatore. Grazie amici. Questo cartello l'abbiamo fatto non per far capire che in Francia cacciano meglio di noi, no. Je suis un cacciatore vuol dire la rivendicazione di un diritto sacrosanto che ci hanno distrutto, che ci hanno umiliato, che ci hanno tolto. Questa è la funzione del cartello. Io sono venuto da Brescia, signori, non per fare la festa ludica dell'orgoglio venatorio, non per venire qua a fare della filosofia di alto profilo della caccia. No, io mi sono venuto qua perché sono incazzato. Io sono incazzato perché mi stanno calpestando i miei diritti, stanno calpestando la mia dignità, i diritti che sono sanciti dalla Costituzione italiana come cittadino prima che cacciatore. Questo sono incazzato, e qua noi dobbiamo essere qua a fare questo, non a fare la passeggiata ludica e la festa del cacciatore. No, io non sono venuto da Brescia, io non ho perso il mio tempo per questo. Io sono venuto qua
per far capire a dei cacciatori che c'è ancora spazio per fare qualcosa. Non dobbiamo mollare. Noi guardate che abbiamo cominciato a Brescia la nostra piccola associazione, eravamo molto ma molto in meno di voi, ma molto in meno, ma posso dirvi che abbiamo segnato la storia della caccia nella regione Lombardia, questo posso dirvelo senza falsa molestia, questo posso dirvelo. Quindi se siamo qua perché vogliamo combattere, non siamo qua per venire a mangiare pane e salame in Umbria, lo mangiamo a Brescia, lo mangiamo a Taranto, lo mangiamo a Brindisi, lo mangiamo. Dobbiamo incazzarci, è inutile dire che abbiamo dei problemi, certo che ne abbiamo dei problemi, troviamo le soluzioni signori, facciamo qualcosa. Ci vogliono delle iniziative. Io sono anni che dico che i cacciatori non devono più occuparsi dei nocivi. Non lo devono fare, devono fare uno sciopero dei nocivi. Stiamo 2 anni e dopo vedremo cosa succede, signori. Non dobbiamo essere noi a andare a fare questo lavoro. Basta che vengano a implorarci in ginocchio di abbattere i nocivi, non noi a mettere i nostri soldi e il rischio, perché voi non sapete quante persone, io non so qua, ma da noi tantissime, no, sono state denunciate pur avendo il permesso della provincia, né? Questo in pochi lo sanno, però chi magari legge i blog sa che è stato denunciato quello che ha ucciso la nutria a Cremona, sa che è stato denunciato quello che ha ucciso la volpe a Bedizzole, questo sappiatelo, perché secondo chi trovate, signori, quindi facciamo qualcosa di concreto. Il ministro Galletti ha fatto questi provvedimenti di voler chiudere la caccia 10 giorni prima. Allora facciamolo sto cazzo di sit-in davanti al ministero, ma facciamolo però, ne? Facciamolo, non a voce, facciamolo! Se no siamo a casa, siamo! Calma, concludo, amici, parafrasando una persona importantissima che ha lasciato la storia, che ha fatto la storia nella nostra nazione, il giudice Falcone. Voi direte cosa ha detto Falcone che possa entrare con la caccia. Ha detto una cosa semplicissima che non c'entra con la caccia, ma c'entra con la vita, che c'entra col modus vivendi che hanno i cacciatori. Il giudice Falcone disse, prima di morire, che chi china la testa e lascia calpestare i propri diritti muore a tutte le volte. E poi ha detto, ricordatevi che anche a stare diritti e a non cedere ai soprusi si muore, però si muore una volta sola. Grazie ragazzi.